Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel cuore del Parco del Matese, precisamente a Letino in provincia di Caserta. Il comune, dalle origini antichissime, si trova a 1050 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Nel corso del programma scopriremo la bellissima natura di Letino. Iniziamo il nostro itinerario con il giovane sindaco Pasquale Orsi. Benvenuti a Letino, siamo a 1050 metri sul livello del mare nel cuore del futuro Parco Nazionale del Matese. È uno dei paesi più alti della Campania dove la natura fa da protagonista. Circondati da laghi, il lago del Matese, il lago di Letino, il lago di Gallo, immersi nella natura dove nasce il fiume Lete. Un fiume storico, ne parlava anche Dante Alighieri nella Divina Commedia, che sfocia nel lago di Letino. Il paese è dominato dall'alto dal castello che ospita all'interno il santuario. È un piccolo borgo dove è ancora possibile vedere la pietra locale. Il nostro gonfalone è rappresentato da una torre che simboleggia il primo insediamento fortificato di Letino. Letino è un paese molto ospitale, dove la gente ti accoglie, ti abbraccia anche non conoscendoti. Io perciò consiglio le persone a venire a Letino perché anche se lontani dalle proprie case ci si sente a casa. Il borgo antico di Letino si sviluppa intorno alla bella parrocchiale di San Giovanni Battista. Andiamo a conoscere il parroco Don Domenico Iannotta. Don Domenico Iannotta, parroco di questa parrocchia da quasi 40 anni e quindi sono cresciuto e mi sono fatto vecchio qua in questa parrocchia. Però
Non me ne pento perché in effetti è una parrocchia a misura d'uomo. È intitolata a San Giovanni Battista, che è il nostro patrono e protettore. La statua di San Giovanni Battista, questa è antichissima, è stata rifatta negli anni 70-80, ad un certo momento però è una statua tutto legno ed è un pezzo unico semplicemente, un tronco modellato. Questa chiesa parrocchiale è antica, è del 600 praticamente, che poi negli anni 60 è stata snellita tutta quanta, hanno fatto il pavimento perché prima non ci stava nemmeno il pavimento, il buono logicamente, e quindi ha preso attualmente una bella conformazione, questo bisogna dirlo. Abbiamo voluto questo santuario, chiaramente. Praticamente c'è stata l'incoronazione della Madonna e con l'incoronazione della Madonna la chiesa lassù è diventato santuario e santuario diocesano. Sopra ci si va per il santuario, ma ci si va anche per i morti. Il messaggio è uno solo. Ecco. Crescere nella fede, che è principale ed è fondamentale, chiaramente. Con due signore e le ragazze in costume andiamo a degustare i piatti tradizionali e le altre tipicità di Letino. Benvenuti, siamo a Letino in provincia di Caserta. Io sono Vittoria, la signora a fianco è Giuditta, le ragazze in costume, una è Giuseppina e un'altra è Rosita. Vi presentiamo i nostri piatti tipici che sono tagliolini e fagioli col grano fatto di Letino, con i fagioli nostri del nostro terreno. Poi teniamo la polenta fatta con carne macinata di maiale e con la salsiccia, un'altra fatta solo con la salsa e con le salsicce. Poi teniamo i cavati, che noi così li chiamiamo al nostro paese, fatti con la farina nostra, però vengono chiamati gnocchetti. Io sono la signora Giuditta e incomincio a presentarvi le patate, produzione nostra di Letino, patate bianche e patate rosse. Con le patate noi ci ricaviamo le patate schiacciate, le patate ammaccate le chiamiamo, con i fagioli. Poi facciamo le patate lo stesso lessate, però le chiamiamo le patate tonde. Poi abbiamo le patate insalata, che ci mettiamo olio, origano e tutto. Ed agosto facciamo la sagra delle patate a Letino. Poi abbiamo i prodotti locali, il formaggio, caciocavallo, scamorza è fatto sempre a Letino da noi. Poi abbiamo i fagioli ceci, borlotti e fagioli gialli.
che quando uno li cuoce sono diversi gusti, però tutte produzioni di Letino. Poi abbiamo l'origano, sia come esce il fiore, poi abbiamo tutti i prodotti, marmellata, i liquori, fragolino e ribes. I dolci, ci sono delle giambelline che noi la facciamo con il vino bianco e rosso. Poi abbiamo gli altri dolcetti fatti manualmente con le formette. C'è la marmellata in mezzo, la marmellata che produciamo sempre noi. Poi abbiamo il pane casereccio fatto dal forno, sempre a Letino. La capomilla fatta nell'orto nostro, che poi facciamo dei mazzettini in modo che quando ci serve la capomilla, invece di comprare delle bustine, mettiamo un mazzettino nell'acqua, la facciamo bollire, capomilla nostra naturale. Ragazzi, siamo orgogliosissime di indossare il nostro meraviglioso costume che un tempo indossavano le nostre nonne, magari anche bisnonne. Noi vi invitiamo a venire nel nostro piccolo paese di Letino, un paese accogliente e ricco di risorse. La terza domenica di settembre si terrà una delle feste più importanti, la festa della Madonna del Castello, dove tutte le ragazze, donne, anche le persone più anziane indossano il nostro splendido costume. Noi vi invitiamo. Il comune di Letino ha una storia antica e nel corso dell'anno non mancano le manifestazioni. Andiamo a saperne di più con il vice sindaco e assessore alla cultura Oliviero Cristinzo. Letino è un borgo di origine sannita e nasce su uno sperone di roccia al centro della valle del fiume Sava e della valle del fiume Lete che scorre ai piedi del paese, fiume che viene menzionato sia dal poeta latino Virgilio e poi viene ripreso da Dante che lo pone alla sommità della montagna del Purgatorio come fiume dell'oblio, della dimenticanza. Nasce in posizione strategica appunto perché dalla sommità dello sperone di roccia si controllano tutte le valli sottostanti e dall'epoca sannita in poi attraversa tutte le fasi di quella che è la storia italiana, quindi l'epoca romana e poi il fenomeno dell'incastellamento medievale che è quello che dà l'assetto odierno del paese, quindi con il borgo fortificato del centro storico e questo castello che è certamente il luogo più importante e più significativo del paese. Il castello nasce come fortezza longobarda intorno all'VIII-IX secolo, viene ampliato in epoca normanna e l'assetto attuale di epoca angioina. All'interno del castello si trova il santuario di Santa Maria del Castello. Questo castello è stato privato, era un castello baronale, fino al 1806, anno dell'evasione della feudalità voluta da Napoleone Bonaparte. Thank you.
La chiesa, abbiamo documenti che parlano di una chiesa presente all'interno del castello già dal 1300. La chiesa attuale è di inizi 600, presenta 8 importanti tele dipinti di scuola napoletana, posizionate su altari di marmo policromi. L'altare maggiore di inizi 600 conserva l'icona, la statua di Santa Maria del Castello, che è venerata in Letino ed è regina di tutto il Matese. Due degli avvenimenti storici importanti e più recenti nella storia letinese sono sicuramente il fenomeno del brigantaggio postunitario e la storia relativa ai fatti accaduti intorno alla cosiddetta Banda del Matese. Festività più importanti ricordiamo la festa patronale di San Giovanni Battista, che avviene la prima domenica di settembre. La festa poi più grande è quella dedicata a Santa Maria Castello, la terza domenica di settembre, dove c'è una particolarissima processione la domenica con tutte le donne del paese in costume tradizionale di Letino. Poi il periodo più importante per le festività è certamente il mese d'agosto, dove sia il Comune che la Proloco organizzano per tutto il mese numerosi eventi per i turisti e i visitatori. Tra i vari riconoscimenti che il Borgo di Letina ha ottenuto nel corso degli anni, il più importante è arrivato qualche anno fa, quando a Letina è stata conferita dal Touring Club italiano la bandiera arancione dei comuni più belli d'Italia. Vi invito a venire a Letino, dove oltre che a godere di aria, acqua pura, cibi genuini, potrete provare l'accoglienza calorosa tipica dei piccoli comuni montani. Con Filippo Fortini, altro giovane consigliere del comune di Letino, andiamo a scoprire altre curiosità del luogo. Il nostro orgoglio è sicuramente il costume tipico femminile. È di origine greca perché ci fu in questo territorio un afflusso, un'immigrazione intorno all'anno 1000 che ne introdusse l'uso. È tessuto interamente con lana locale che veniva tinta qui a Letino. Rappresentava lo stato della donna e ne raccontava la vita. La stessa donna nel corso della propria vita ne indossava di diversi. Partiva da bambina indossando una semplice camicia con una gonna. Poi si arricchiva, diventata ragazza, del copricapo e del panno che cingeva la vita, di colore verde. Quando invece poi si sposava, il panno e il copricapo, chiamato mappa, diventavano di colore rosso. L'uso del costume tradizionale è rimasto intatto negli anni. Si incontravano quotidianamente persone che lo usavano come abito giornaliero fino agli anni 2000, insomma. L'ultima persona che l'ha indossato fino alla morte è stata un'anziana venuta a mancare nel 2013.
Oltre alle numerose manifestazioni che ospitiamo qui a Letino, ce n'è una in particolare a livello internazionale, promossa dalla Fondazione Stabat e l'Associazione Punto Cuore, che vede incontrare qui nel nostro comune diverse nazionalità. Questa manifestazione è prettamente a sfondo religioso, ci sono convegni e attività sportive. Un'altra attrattiva che abbiamo sul territorio di Letino sono le grotte di Cauto e uno degli obiettivi che ci poniamo è di renderle pienamente fruibili. Io ho avuto modo di conoscere un grande uomo, il professore Giuliano Rosario Palumpo, che era un appassionato di questo territorio nonostante non fosse il suo, è venuto e se ne è innamorato. Lui era solito dire: anche la foglia del ramo più alto un giorno cadendo ritornerà alle radici. Ed è per questo che io vi invito a ritornare alle origini, alle vostre origini nei paesi nativi. Adesso ascoltiamo il simpatico signor Rocco Luigi Tomasone, maestro dell'organetto. Io a 15 anni, vicino alla montagna, ho preso la pecora e ho cominciato a suonare questo qua, e giro sempre avanti. Alla festa in piazza, un gruppo folcloristico, poi il gruppo quando va fuori sono sempre io che vado a suonare. E quando ricapita una festa senza un gruppo che si balla in piazza, sono sempre io. Alla Svizzera, il primo anno al 62 sono andato a Berna, dopo ho cambiato, ho andato a Lucerna, poi ho tornato a cambiare da Lucerna a Zurigo, da Zurigo sono tornato in Italia e non sono uscito più, non sono uscito più fuori. Paese pulito, c'è il lago, c'è una montagna che è una meraviglia, c'è acqua pulita e tutti vengono.
Lettino vi aspetta con tutte le sue bellezze e atmosfere. Per rivedere le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Lettino, perla della provincia di Caserta. A presto!